Ciao, in un video precedente ho manifestato le mie idee riguardo alla presenza dell'Italia in Europa e a come penso dovrebbe essere, o come penso che sia, l'Europa oggi, con lati positivi e lati negativi. Però adesso non voglio ripetermi, vai a vederti quel video e poi mi piacerebbe avere la tua opinione. Ora, adesso invece voglio affrontare un tema a cui io sto pensando da tantissimi anni, l'ho anche scritto da qualche parte, un articolo di questo tipo e che riguarda Mario Draghi. Ma ne parlo adesso perché Mario Draghi è giusto un nome che è nella cronaca in questi giorni, presidente della BCE, quindi della Banca Centrale Europea, e gli è finito il mandato e quindi adesso subentrerà, non ho capito se è una donna francese o magari mi confondo, comunque subentrerà qualcun altro. Ciao Draghi, guarda che adesso ti prendo un po' per il culo, ma senza offesa. Mi piace che dico ciao Draghi come se fossimo amici. Pazzo, ho mai visto in vita mia, se non in televisione. Quindi lui ignora totalmente la mia presenza sul pianeta e anche questo video. Allora, io mi sono sempre chiesto com'è la giornata tipo di Draghi. Ma non perché è lui Draghi, ma perché, non so, occupa un ruolo così ufficiale, così istituzionale, che io mi sono fatto un'idea. Me ne frega nulla, però mi sono fatto un'idea nel corso degli anni. Allora io penso che Draghi arrivi in ufficio in quei grattacieli, non so neanche dov'è, è a Strasburgo, è a Bruxelles, non potrebbe fregarmene di meno, tanto per dire l'ignoranza che ho io in materia. Draghi arriverà in ufficio alle 9 del mattino. Appena arriva, si prenderà un cappuccino da qualche parte, no? Ma non fuori, lo prenderà dentro lì, non nel suo ufficio, ma andrà magari nel baretto, magari un mega bar, magari un mega ristorante, o magari un baretto normale all'interno dell'edificio. Oh, io non lo so, è tutta l'immaginazione. Si prenderà il cappuccino, una briochina. Magari lo fa in presenza con qualche suo collaboratore, collaboratrice, cominciano a scambiarsi le informazioni, il programma della giornata, poi sale in ufficio, al decimo, al quindicesimo, al millesimo piano, non so, e arriva lì una delle segretarie che gli prospetta il programma del giorno, no? Perché a Milano direbbe, gliel'hanno schedulato, perché a noi piace molto e scimmiottare sbagliando le parole straniere. Allora, gli fa vedere un'agenda, gli dice: guardi, dottore, dottore, è laureato, sì, penso di sì. Guardi, dottore, non lo dico perché ogni tanto a me mi chiamano dottore e io ogni volta dico: lascia stare il dottore perché io non c'ho la laurea. Comunque, e gli dicono alla riunione con il ministro dell'economia belga e due presidenti di banche, una francese e una tedesca. Poi nel pomeriggio abbiamo un'altra riunione con altra gente. Vabbè, lui incontra queste persone, 9:30, 10, calma, 10, che è 9:30? Lasciami il tempo un attimo dopo il caffè ad andare a fare una scappata in bagno, mi riassetto, mi metto a fare Draghi, è tutto molto, non è pettinato a cazzo come me, e Draghi. Cioè, se tu pensi a uno che dirige una banca, io lo penso come lui. Un po' triste, magari. Io l'ho sempre visto un po' così. Ride ogni tanto. Io spero di sì, per lui, che almeno in famiglia rida, perché davanti alle telecamere né ride, va bene, è anche giusto, né sorride, è un po' malmostoso, no? E allora, questo Draghi incontra queste persone e parlano. Che lingua parlano? In francese, in inglese, in tedesco? Arrivano le 11 e allora lui, anche per dovere di ospitalità, dice: ci facciamo portare il cafferino qui? Cafferino, eh? O andiamo giù al bar? Allora gli altri diranno: no, no, andiamo al bar. Anche perché, scusate, dopo 2 ore di riunione con Draghi, cioè oltre
a esserti atrofizzato il sedere, avranno anche delle sedie comode, atrofizzato il sedere, c'è il cane che mi sta guardando, a livello di piaghe di decubito. Cioè, dopo 2 ore che ascolti Draghi, che parli con lui, ti sei tirato due coglioni che andiamo a pigliare il caffè giù. E allora vanno, allora lui, immagino, io prendo il caffè ristretto italiano e allora il francese dice no, io piglio il cappuccino, il moccaccino, il moccaccion. Il cappuccino è italiano, è inutile che tu lo voglia francesizzare. E il tedesco prenderà il caffè senza zucchero. Perché? Perché mi sono fatto l'idea che il tedesco deve fare. Oh, lo so! Pigliano il caffè senza zucchero il tedesco. Parlano di più e meno, ma non parlano di lavoro. Perché ci hanno insegnato tutti che parlare di lavoro durante le pause dal lavoro è, come dire, poco raccomandabile, non è corretto, non, no. Allora di cosa parla Draghi con una francese e un tedesco? Lì potrebbero nascere tutte le barzellette. Hai presente l'italiano, il francese e il tedesco che sono sull'aereo e manca un paracadute? Non l'ho mai capita quella barzelletta lì, infatti non la ripeto. E di cosa parlano? Di sport? No, perché se parli di sport, c'è il calcio, c'è grossa rivalità tra le nazionali, è meglio tenere, diciamo, un atteggiamento più friendly, si dice, più soft, più tranquillo. Parlano di motori, oh no, le motorò, inquinanza, no, non parliamo di Ferrari, le motori, e poi i francesi magari ci invidiano perché non hanno più. Però Schumacher e Vettel sono tedeschi, allora. E di cosa parlano? Di figa? Ma no, ma ti pare che parlano di figa? Con una donna, ma Draghi che parla di figa? Ma per carità, non so, mi dà l'idea che quasi non l'abbia mai vista, ma no, ma scherzo. Insomma, dopo sta colazione di lavoro, lui indicherà, se volete, così, riassettarvi un attimo. C'è la restroom di là e io vado al mio cespite di fianco al mio ufficio. Va bene, finiscono poi la riunione e poi andrà a pranzo, no? La sto tirando in lungo perché non ho molto da dire, quindi voglio stare nei 10 minuti e riempire i 10 minuti. Aspetta che ti faccio vedere un attimo il cane, dov'è? Ecco, hai visto? Ecco. Sei protagonista del video, è il pillone. E allora, guarda come ho messo il telefonino nella posizione giusta. E allora, a pranzo magari con le persone che vede nel pomeriggio. E allora, nel pomeriggio dico, ah, dopo pranzo, ti vorrai prendere un caffettino, un caffèino ristretto? Anche tu con poco zucchero? Ti vuoi fare un amarino? Un amaro? Draghi deve prendere l'amaro del capo. Sei il capo, devi prendere la mano del capo. Non so gli altri cosa prendono, ma non puoi mica pigliare un liquore francese o tedesco. Allora, poi dopo pranzo cosa fai? Vai un attimo in bagno, no? Cioè, anche perché hai bisogno di lavarti le mani, di lavarti i denti, devi essere presentabile per il pomeriggio. Hai bisogno di fare pipì, di fare una scorreggina. Lui la fa nel bagno suo, gli altri vanno nella restroom, in fondo al corridoio c'è la restroom. Insomma, poi si vede con quest'altra gente di cosa parlano. Beh, non so, parleranno di tassi di interesse, ma in realtà questi tassi di interesse ogni quanto vengono cambiati, una volta al mese, una volta ogni 2 mesi. Ce n'è di tempo per decidere questo o quell'altro. Poi la giornata si conclude. Prima di uscire, fai un attimo un salto in bagno perché si sa mai che dopo sulla macchina ti viene bisogno, non so io, vai in macchina al lavoro, Draghi, non so io, vai in taxi, va alla macchina con l'autista o magari per fare il democratico prende la metropolitana, non lo so, e poi va a casa sua, a cazzi suoi, no? Insomma, in definitiva, io sono convinto che la giornata di Draghi sia fatta fondamentalmente un po' dalle riunioni,
ma molto dai caffè e dalle soste in bagno. Quindi praticamente noi paghiamo uno che beve tanti caffè, quindi un po' schizzato, e va sempre al cesso. Questa è la mia semplicistica conclusione. Ora, siccome io bevo pochi caffè e non sono sempre lì in bagno, io alla Comunità Europea, alla Banca Europea, offro la mia candidatura. Non so niente di economia, non so neanche come si scrive, non so niente di politica, di tasse di interesse o cosa, però magari come stipendio vi prendo qualcosa meno, mi accontento di qualcosa di meno e soprattutto sarò efficiente proprio perché non sono sempre in bagno, non sono sempre lì a bere il caffè. Detto questo, ciao Draghi, se ci incontriamo, non avertene male, è un video scherzoso, ok? Ciao europei, ciao francesi, ciao tedeschi, ciao inglesi, no, gli inglesi meno perché stanno andando via. Ciao ciao!